nasco un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, da qua e là, quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, 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 sei il gatto ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone, sai già che dormirà, niente lo sveglierà, e perciò il ritardo arriverà. Doraemon, Doraemon. I popcorn della rabbia. Il romanzo giallo che mi ha prestato Shizuka è davvero avvincente, mi piace un sacco! Non l'avrei mai detto! Invece sì, e poi si legge tutto ad un fiato! Ti informo che il colpevole è il primo uomo che compare! Che cosa? Volevo scoprire da solo chi era il colpevole! Invece Suneo ha rovinato tutto quanto! Arrabbiarsi per una cosa del genere è uno spreco di energia, oh! Un momento, forse non lo è! Il cappello scoppia rabbia! Ma come? Io ti sto parlando di un libro e tu tiri fuori un cappello? Perché me l'hai messo? Ehi, improvvisamente mi sento meglio! Cos'è successo? Questo cappello, sfruttando l'energia sprigionata dalla rabbia di chi lo indossa, prepara i popcorn! Sono deliziosi! Voglio assaggiarne un po' anch'io! La quantità di sale è perfetta! Che bello! Non sono più arrabbiata e sto mangiando dei popcorn buonissimi! Non poteva andare meglio di così! Sono finiti! Non vorrei mangiare ancora! Se fai indossare il cappello scoppia rabbia a qualcuno che è molto arrabbiato, potrai farne altri! Nobita! Nobita! Hai preso di nuovo zero! Vieni subito in cucina! È davvero arrabbiata! Questo significa che possiamo preparare degli altri popcorn! Forza, vieni qui! Avanti, siediti immediatamente! Prima di sgridarmi, mettiti questo! Smettila di scherzare e di fare lo sciocco! Ora mi sento più calma! Fa del tuo meglio la prossima volta! Penso che adesso andrò a fare la spesa. Guarda quanti popcorn! Più sei arrabbiato, più popcorn ne fai! Buon appetito! Sono il peperoncino! Il sapore dipende da chi indossa il cappello! Dai, proviamo a metterlo a qualcun altro! Dobbiamo trovare una persona furiosa! Sono proprio arrabbiato! Ehi, ciao, Suneo! Riuscite a crederci? Jang ha rotto la mia nuova console per i videogiochi! Questo mi fa imbestialire! Io non lo so, porca propria! Non so perché, ma mi sento meglio! Cosa sono quelli? L'energia della tua rabbia si è trasformata in popcorn! Che aspettiamo? Assaggiamoli! Vieni! Buon appetito! Che buoni! Sanno di crepe! Era inevitabile che i miei popcorn avessero sapore francese! È davvero divertente! Dobbiamo assolutamente prepararne degli altri! Secondo voi, di chi saranno quelli più buoni? Non lo so, non ne ho la più pallida idea! Cominciamo a cercare delle persone arrabbiate! Direi che dobbiamo mettere il cappello a Gian. A me però non sembra arrabbiato in questo momento. Farlo arrabbiare è facile come bere un bicchiere d'acqua. Lasciate fare a me. Come sta il gorillone? Secondo me ha esagerato. Non vi preoccupate, dobbiamo solo fargli indossare il cappello e si calmerà. Suneo! Che fai? Ah!
Adesso ti rompo! Ti sta bene, te la sei cercata! Oh, perché non ci sono i popcorn? Perché prendersela con Suneo lo ha fatto sentire meglio! Non è giusto! Chi è stato a buttare per terra questa buccia di banana? Perciò questi sono i miei popcorn della rabbia! Avanti, ragazzi, mangiatene pure quanti ne volete! Hanno un colore! E un odore! Non sono molto invitanti! Mangiateli tutti! Come previsto, sanno dello stufato di Gian! Qual è il problema? No, nessuno! Sai, i tuoi popcorn sono talmente gustosi che mi fanno commuovere! Però abbiamo l'occasione di provare anche quelli degli altri! Sì, questa è un'ottima idea! Andiamo a cercare i popcorn più buoni del mondo! I più buoni del mondo? Ho capito. E dove possiamo trovarli, secondo voi, ragazzi? La gioventù di oggi è davvero... Ehi! Hey, quello è il signor Caminari! Però non mi sembra molto arrabbiato! Andiamo a mettergli il cappello! I popcorn! Improvvisamente mi sento più calmo! Che cosa? Tutto qui! Che aspettiamo? Assaggiamoli! Hanno un sapore eccezionale! Ah, la giusta quantità di sale! È troppo bello per essere vero! Sono i popcorn più buoni del mondo! Non posso crederci! Non vorreste mangiarne ancora un po'? Ci sono! Ho la soluzione! Basterà farla arrabbiare ancora! Sì, buona idea! Non possiamo provocarlo di proposito, altrimenti non funziona! Allora dobbiamo aspettare che si arrabbi da solo! Uffa, di solito è sempre arrabbiato, oggi invece no! Lo credo bene, normalmente lo fate arrabbiare voi! Adesso sta giocando a Shogi! Ora ricordo! Mio padre mi ha detto che il signor Caminari è un esperto giocatore di Shogi e si vanta sempre di non aver mai perso in vita sua. Magnifico! Allora questo significa che se perderà per la prima volta una partita esploderà per la rabbia. Conoscete qualcuno che sappia giocare meglio di lui? Io no. Ho avuto un'idea! Il pane memorizzante e una guida per principiante di Shogi. È sufficiente aprire questo libro... Premerci la fetta di pane memorizzante. Se memorizzo le regole del gioco, potrò battere il signor Caminari. Cosa sta succedendo? Bene, che la partita abbia inizio. Sei piuttosto coraggioso a sfidarmi a Shogi. Sono un ottimo giocatore. Beh, vediamo se è vero. Trovi questo cappello? Scacco matto! Non male, figliolo! Scacco matto! Ho mangiato il pane memorizzante, ma è comunque più bravo il signor Caminari! Non è giusto! Uffa! Non sei tu che dovresti arrabbiarti, Doraemon! Ok, chiedo un time out. Vedi, Doraemon, il vero problema è che hai copiato una guida per principianti. Dovresti memorizzare un libro di livello avanzato. Certo, hai ragione. Ora so cosa fare. Eccolo. Come vincere a Shogi, collana in 10 volumi. Copiamo tutto sul pane memorizzante. Ecco i primi 5 volumi. Mi scusi, mi dispiace. Caspita, dovevi essere veramente affamato. Scacco matto.
Non ha mangiato abbastanza. Deve mangiare ancora. Vieni, mangia queste altre fette. In realtà sono piuttosto pieno. Forza, sbrigati. Questa è l'ultima fetta, per fortuna. È l'ora della rivincita! Deduco che adesso tu sia sazio. Sì, strapieno. Scacco matto! Questa mossa è... Ho vinto io, signor Caminari! Preparatevi, ci siamo, sta per esplodere! Esatto, hai vinto tu! Un momento, non è arrabbiato per aver perso? Si impara molto perdendo, è fondamentale saper mantenere la calma in una situazione come questa. Non dimenticatelo mai, ragazzi! Signor Caminari, lei è una persona meravigliosa! Non posso crederci! Beh, torniamo a casa! 1, 2 e 3... Aiuto! Mi si è addormentata la gamba! E le ricordo che lei è una persona meravigliosa, quindi... Mi dispiace tanto! No! Evviva, che bello! Guarda quanti popcorn sono io! Alla fine ha funzionato! Come mai hanno un sapore così cattivo? Il signor Caminare si è arrabbiato talmente tanto che i popcorn si sono bruciati! No, uffa!